Forte dell'esperienza acquisita nelle gare e della competenza industriale su larga scala delle applicazioni del turbocompressore, Renault decide di mettere in produzione una versione ad alta performance della sua coupé Fuego nel 1980. Nasce così Renault Fuego Turbo Benzina, una versione Turbo D che fa già parte della gamma, che presenta caratteristiche di grande sportività. Mentre con Renault 18 Turbo si ricerca il miglior compromesso tra performance e consumi, con Fuego Turbo sono le prestazioni che contano. La potenza massima di Renault Fuego Turbo è di 97 kW, l'ottima velocità di punta è pari a 200 km/h. L'auto va da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi ed è in grado di effettuare notevoli accelerazioni. La tecnica del turbo permette di ottenere una guida silenziosa, mentre la riserva di potenza del motore si libera senza cedimenti fino alla velocità massima, consentendo di apprezzare sia l'aderenza del coupé sulle strade tortuose che la sua grande disinvoltura in autostrada. Il turbo, secondo Renault, 40 anni di successi dalla pista alla strada.